torniamo a parlare di sport come tutte le settimane, e in questo caso però parliamo di attività a 360 gradi, perché l'ospite di questa serata è decisamente speciale, perché non è una sportiva che si occupa di una sola disciplina, ma in realtà nella sua carriera sportiva ha affrontato sport diversi, continua ad affrontare gare continuamente nuove, proprio per la sua voglia di mettersi in gioco e soprattutto di provare a migliorare se stessa e a spostare l'asticella sempre un po' più in alto. Questa sera è venuta a trovarci, diciamo, una sportiva a 360 gradi eccezionale, che è Alessia Refalo. Buonasera Alessia. Grazie, ciao. Ciao Alessia, tu arrivi da Ivrea, diciamo, in tanti hanno imparato a conoscerti in questi anni per quelle che sono le tue imprese, perché si può parlare veramente di imprese straordinarie, perché diciamo che la vita con te non è stata, diciamo, gentilissima, soprattutto da piccola, ma tu hai trasformato quella che è stata una difficoltà non indifferente in qualcosa che ti ha dato una forza straordinaria. Vorremmo che ci raccontassi un po' di te e di quello che è il tuo passato, presente e futuro, naturalmente, prima di tutto da donna. Sì, dunque io nasco come bimba normale, da piccola ho iniziato a parlare, a camminare, a guardare il mondo con i miei occhi perfetti color cioccolato, finché all'età di 18 mesi tutto cambiò, perché venni colpita da un urolastoma, che è un tumore che colpisce i bambini in età infantile, e le terapie sperimentali somministrate dai medici riuscirono a guarirmi, mi salvarono miracolosamente la vita, però mi danneggiarono la vista in modo irrimediabile, lasciandomi dapprima a cieca parziale. Quindi fino a un po' di anni fa un po' vedevo, un po' mi muovevo, sempre a patto che ci fosse tanta luce. E poi passai all'essere diventata cieca assoluta, quindi un grigio un po' più chiaro, omogeneo di giorno e un grigio più scuro, omogeneo, diciamo, la sera. Però non mi sono mai fatta abbattere da questo, quindi sia quando ero piccola, sia da ragazza, sia adesso, grazie in primis alla mia famiglia, quindi quei genitori molto forti, mia sorella più piccola di me, che hanno sempre saputo lasciarmi, come dire, accelerare, lasciarmi libera e a darmi una mano nel momento del bisogno. Certo, che okay, è fondamentale. Fondamentale, e grazie anche a questo motto che sento dentro e porto avanti da sempre, il mio se vuoi puoi. Grazie ai genitori, agli amici, ai parenti, insomma un team che nel tempo è cresciuto sempre più, io sono riuscita a fare grandi cose nella vita, sì, da sportiva, ma anche nella vita personale. Io adoro fare la qualunque, dal ascoltare audiolibri, uscire con gli amici, viaggiare, ecco, io amo tantissimo viaggiare, e quindi è importante avere anche un buon team alle spalle, perché come dico sempre, da soli, lontano e in più anche con felicità non ci si arriva, secondo me. No, beh, lo dimostri tutti i giorni, giustamente, come hai anticipato, il fatto che non sei solo una sportiva, ma sei una giovane donna in cui la vita è piena di tante cose, di tanti appuntamenti, che poi andiamo a raccontare, di tante avventure, di tante cose in cui tu ti metti in gioco. A iniziare proprio dallo sport, perché nella tua, tu hai una carriera sportiva incredibile. Io già qualche anno fa ho avuto la fortuna di fare una chiacchierata con te, all'epoca chiacchieravamo del fatto che tu praticavi arrampicata sportiva a livello nazionale e internazionale, ma non solo, perché raccontaci un po', perché tu hai fatto veramente e fai di tutto e di più. Sì, io amo lo sport veramente a 360 gradi, ho iniziato a praticarlo da piccola con l'equitazione, la danza, lo sci sulla neve, la subacquea, la barca a vela, però solo negli ultimi 10 anni mi sono buttata nell'agonismo paralimpico. Ho iniziato con l'arrampicata, prima nella natura, poi su ghiaccio, rocce a picco sul mare, quindi la natura mi ha catturata, l'alpinismo, ovviamente le gare sono tutte poi state indoor, quindi tutte su pareti artificiali. Certo.
ed è stato bellissimo, faticoso a livelli pazzeschi, perché ovviamente fare le gare, prepararsi e vincere è impegnativo. Se mi permetti, Alessia, è già impegnativo quando si hanno... si è normodotati, diciamo, certo, quando hai qualche problematica in più effettivamente si cambia anche il tipo di allenamento e anche le difficoltà. Sì, l'agonismo è complesso per tutti e lo è stato senz'altro anche per me non vedendo. Certo. Ho poi fatto un passaggio dalla roccia all'acqua, sempre a livello agonistico, nel lago ho iniziato a praticare lo sci nautico e è stato bellissimo, anche lì faticoso, ero all'inizio più sott'acqua che fuori, ho bevuto un sacco di acqua di lago e l'essere passata dai due sci al monosci, anche questo ha richiesto molto impegno, è stato difficile, certo. Però i successi sono arrivati anche in questo campo. Certo, perché tra l'altro sei medagliata in più occasioni. I titoli, come dico sempre, parlano da sé, ho vinto l'oro al mondiale di arrampicata, ecco. Ho vinto l'oro all'europeo di sci nautico e ovviamente titoli internazionali che di gioia me ne danno tuttora. Certo. Invece i titoli italiani li ho vinti nell'atletica paralimpica e nel ciclismo paralimpico, quindi sono tricolori veramente stra... guadagnati, perché ho superato in questi periodi anche i lockdown, quindi allenamenti dentro, allenamenti fuori casa, certo. Macinare chilometri su chilometri, su strada, su pista, ma anche proprio all'interno delle mura domestiche è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta. E sono sport individuali per tutti, ma nel mio caso divengono sport di squadra, infatti certo. Corro affiancata dalla mia allenatrice, pedalo sul tandem, quindi è anche bella questa cosa che ci sono fatiche condivise ma anche gioie condivise. Beh, bellissime gioie, grandi risultati. Che appunto... Devo raccontarti l'ultimo. Dimmi, raccontami. L'ultimo traguardo, perché poi oltre alle gare mi piace di tanto in tanto organizzarmi delle mie sfide personali, ecco. Dove le medaglie di fatto non ci sono, ma ci sono grandi gioie appunto per me. E proprio solo il mese scorso ho portato a termine con la mia amica Noemi il nostro primo trail running. Io non avevo ancora fatto corsa in montagna, mi mancava, ma mancava. Abbiamo iniziato a correre su sterrato, su sentieri di montagna e siamo riusciti a raggiungere la vetta del Mont Barone correndo. Io come trekking l'ho sempre fatto, però farlo di corsa è tutta un'altra cosa. Tra l'altro il Mont Barone è una alto. Salita, è una salita non indifferente, complimenti. Grazie. No, beh, questa è la dimostrazione appunto che non ci sono ostacoli se uno non se li pone, diciamo così. Certo. È vero che ci sono, ma si riesce sempre a superarli. E questi ostacoli tu li hai superati anche, come dicevi prima, nella vita di tutti i giorni, perché a livello lavorativo sei straimpegnata, fai addirittura tre cose in contemporanea, diverse. Hai voglia di raccontarci anche questo aspetto della tua vita? Sì, i miei lavori sono vari e diversi. Allora, in primis io lavoro in banca, lavoro in ufficio, ma anche in smart working. Tra l'altro vivo da sola, per me anche questo punto è importante, perché l'essere certo. Riuscita anche bene in autonomia, vivere da sola a occhi chiusi, per me è stato un grande traguardo. Infatti sono andata a vivere da sola, come ho iniziato a lavorare in banca. Opero su un PC normalissimo, perché tanti mi chiedono, beh, ma come fai? È un lavoro da scrivania. Sì, è un PC dotato di lettore di schermo, quindi come anche avviene sul mio cellulare, c'è questa voce che legge tutto ciò che avviene sullo schermo. In questo modo io conosco a memoria la tastiera, indosso le cuffiette per non disturbare i colleghi e così nel mio lavoro riesco bene. Però avevo proprio voglia di creare due attività mie, diciamo secondi lavori, se vogliamo chiamarli così, certo. Per proprio un po' sfogare quella che è la mia passione, quei miei... rapporti umani, insomma, e così ho dato vita a un progetto motivazionale intitolato Se vuoi puoi, che permette di motivare me stessa ma anche proprio gli altri. Certo.
e ho a che fare un po' tutti i giorni con persone di ogni età, quindi tengo incontri un po' in tutta Italia, questo mi porta anche a viaggiare tanto, visto che ti piace come dicevi prima. E quindi sono partita dalle scuole per poi arrivare ai ragazzi delle medie, delle superiori, università, aziende, associazioni, enti di varia natura, quindi è un progetto questo che mi permette proprio di relazionarmi con gli altri e i rapporti interpersonali secondo me sono la cosa più arricchente, più bella che ci sia. Certo. Sempre questa voglia di portare un qualcosa a me ma anche agli altri l'ho conclusa di recente con la creazione della mia accademia di meditazione, mm-hmm. proprio perché ho capito che è importante lavorare il fisico nello sport, sì, ma è anche importante lavorare con la mente. Con la mente. Quindi ho creato questa accademia per meditare in solitudine ma anche guidare gruppi di persone nella meditazione. E questo è molto bello perché appunto in questo modo si riesce anche a rilassarsi, a raggiungere una situazione di calma che ci porta un sacco di guadagno interiore, ecco. Se mi permetti, soprattutto visto che l'hai accennato prima, un passaggio, arriviamo da un periodo veramente complicato come quello del Covid, che ci ha tolto la socialità, ci ha distanziato per diverso tempo, il fatto di essere tornati alla vita, tra virgolette, normale, definiamola tale, anche se è stata sconvolta, forse c'era anche bisogno, c'è bisogno anche di essere un po' certo. guidati, di trovare qualcosa dentro noi stessi che ci aiuta ad andare avanti, a stare anche meglio, perché comunque le pressioni di tutti i giorni sono pesanti. Certamente, poi le mie sono sempre tante idee, tante iniziative, quindi il fatto che poi piacciano sia a livello motivazionale che meditativo ovviamente mi rende proprio contenta. Bello. Ma si vede, tu guarda, sprizzi energia e sei un esempio per tutti e per tanti, questo è innegabile. Grazie. Posso dirti anche qua l'ultima novità fresca che c'è stata nel settore appunto motivazionale. Per me sempre il mese scorso si è raggiunto un sogno, perché mm-hmm. già da più o meno un anno e mezzo avevo questa voglia grande di fare anch'io un TEDx, mm-hmm. e questa piattaforma mondiale con tutti questi speaker importanti che legano proprio all'argomento scelto del giorno la loro storia. A me è sempre piaciuto tanto e sono stata invitata a farlo proprio il mese scorso al Castello di Aglie. Mm-hmm. Infatti il mio TEDx è quasi pronto per essere pubblicato e sono stata veramente contenta di essere stata scelta in primis e di essere riuscita in quest'altra sfida importante. Quindi ho intrecciato all'argomento del giorno, che era la reciprocità, e come mm-hmm. ti dicevo, nella mia vita c'è tanto la reciprocità, perché io faccio un po' tutto con gli altri, quindi certo. c'è sempre questo scambio di donare e ricevere. L'ho intrecciata alla mia storia, quindi ai miei se vuoi puoi, alle mie continue sfide e alla grande forza di volontà che secondo me è necessaria per raggiungere i propri obiettivi. Assolutamente, credo che diciamo prima lo dimostri con tutto quello che fai, ogni volta che c'è una sfida nuova ti poni di fronte con la grande energia che hai e questo ti aiuta sicuramente a superarlo. Altro argomento che andiamo a trattare è il fatto che appunto oltre a fare sport, oltre a viaggiare, la vita di tutti i giorni, il lavoro eccetera, tu sei anche impegnata nel campo dell'editoria, perché tu addirittura hai realizzato due libri. Mi permetto di prenderli in mano per dimostrarli alla telecamera. Uno è Se vuoi puoi, una vita al di là del buio, e l'altro invece è Cuore e coraggio, se vuoi puoi, e entrambi sono stati editi dalla Ever. Adesso li metto verso la telecamera, eccoli qua, queste sono le due copertine dei libri. Allora, Alessia, raccontaci anche di questa tua esperienza editoriale. Sì, è stato effettivamente proprio per me un campionato editoriale, perché scrivere due libri un po' interamente da sola è stato molto sfidante, molto impegnativo. Gli editori mi hanno supportato nella struttura, anche nella punteggiatura, mi hanno dato consigli preziosi, però di fatto parola dopo parola l'ho scritta io, appunto, certo. come dicevo, PC alla mano. E sentivo dentro il bisogno di
lanciare un messaggio, quindi di voler mettere nero su bianco proprio le mie parole di inclusione, la mia storia, il mio se vuoi puoi. Quindi ho iniziato con lo scrivere il mio romanzo autobiografico per ragazzi adulti, quindi si tratta della mia storia un po' shakerata, perché io amo i romanzi, quindi ho cercato anche qua di non essere troppo, come dire, a scaletta, ma ho cercato proprio un po' di mixare il tutto. E ho cercato soprattutto non solo di descrivere, ma di inserire più emozioni possibili all'interno del libro. Emozioni belle, sì, io sono solare, positiva, ma anche emozioni, se vogliamo, un po' più brutte, perché anche io ho i miei momenti di tristezza, di pianti, quindi anche io non sono sempre al top, anche se poi i miei momenti di tristezza cerco di farli durare poco, però anche da lì ci passo. Ed è un libro ovviamente che mi ha dato grande, grande gioia, la sua diffusione, il fatto di poter trasmettere forza agli altri, ed è bello perché magari mi scrivono poi sui social dopo i miei incontri, dopo aver letto il mio libro, e mi dicono, beh, sai, io magari mi alzo la domenica mattina, in nuvolo, non fare niente, e poi dico, Alessia uscirebbe, allora esco anch'io, no? Anche solo queste frasi che mi arrivano mi fanno capire che è servito, serve il fatto che io parli con gli altri, che io abbia scritto un libro. E poi io ne ho scritto un altro per bambini. Il libro per bambini è un libro illustrato di favole, ho messo me stessa un attimo in secondo piano, nel senso che c'è la bambina non vedente che arrampica, però è in una delle favole. Gli altri protagonisti sono tutti bambini disabili, ho scelto due gemelli senza un braccio, un bambino sordo, un altro che non ha le gambe, mi sono ispirata a Alex Zanardi. Certo. E in tutte queste storie c'è sempre un'unica protagonista che è Luce, la scimmietta che si vede in copertina, che non ha un orecchio perché è un po' disabile anche lei, e io spero che tutti i bambini che leggano il mio libro prendano un po' esempio questa scimmietta che è di gran cuore, che è pronta ad aiutare sempre gli altri, sempre tutti coloro che sono in difficoltà. Quindi ho cercato con questo libro di far capire ai bambini che è importante aiutare gli altri, certo, tendere una mano, non escludere mai nessuno, perché a volte basta poco, ma è facile a volte aiutare e rendere contenti gli altri con un semplice gesto. Beh, tu di gesti nei confronti degli altri ne fai tanti, perché quello che raccontavi prima, il fatto di portare le tue esperienze, di condividere con gli altri per dare anche la forza, quella forza che hai dentro, che a volte, come dici tu, non sempre c'è il sole, ma a volte ci sono anche le giornate nuvolose, e quindi ogni tanto qualche goccia di pioggia cade, ed è anche naturale, perché è giusto che ogni essere umano sfoghi anche un pochettino quelli che sono il proprio sentito interiore. Che vengano anche letti tanto nelle scuole i miei libri, questo mi fa veramente piacere. Abbiamo lanciato proprio i miei collaboratori questa proposta a tutte le dirigenze scolastiche italiane, quindi più all'infanzia, più agli istituti superiori, proprio per cercare di far leggere il libro magari durante anche le vacanze scolastiche, piuttosto che un qualunque altro libro tra virgolette a caso, cioè che tratti un tema qualunque. Il mio penso sia un tema istruttivo, quindi un libro che parla di sport, di disabilità, è un libro che secondo me può aiutare tanti, sia a prenderli magari come esempio o comunque sia a far tornare magari un po' prima il sorriso quando ci sono difficoltà, che tutti le difficoltà le hanno. Certo, assolutamente. Senti, adesso tu sei un vulcano di idee, un vulcano di cose, ti lanci sempre in nuove avventure, in nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e naturalmente da giornalista quali sono? È classica cosa dire ok, quali sono gli obiettivi, i traguardi o gli appuntamenti futuri che Alessia Refolo ha calendarizzato, vuole calendarizzare, ma soprattutto anche se ci sono, e giustamente essendo ancora molto giovane, sei dei sogni nel cassetto e visto che la tua capacità di realizzare quelle che sono le cose che ti piacciono, eventualmente quali vorresti realizzare o se ce n'è uno in particolare che vuoi realizzare?
Ma dunque, gli obiettivi sono sempre tanti, nascono. Allora, non ho esattamente delle date, però sicuramente c'è sempre la costruzione e l'espansione di quelli che sono un po' tutti i miei settori, quindi vado sempre a ricercare nuove sfide sportive, quello sì, ci tengo sempre a fare anche un paio di cose all'anno che per me sono importanti, arricchenti dal punto di vista sportivo, soprattutto nella natura, e poi cerco di espandere sempre di più il mio progetto motivazionale per tenere incontri proprio con persone di ogni età, e sono contenta che ultimamente sto ricevendo tante richieste dalle aziende, quindi poter parlare in modo un po' più formale, un po' più formativo proprio ai dipendenti, questo mi piace tantissimo. Beh, altro obiettivo è quello dell'espansione della mia accademia meditativa, quindi il fatto di poter organizzare le mie meditazioni con i cristalli sia nella natura sia nei vari centri fitness, palestre. È bello, quindi poterlo portare la mia accademia veramente sempre più in là, sempre più anche verso il sud dell'Italia, che non ci sono ancora arrivata con l'accademia. Beh, piano piano, alla fine dei conti l'espansione verso anche il sud Italia arriverà, c'è tempo, c'è, la voglia c'è, le motivazioni e le capacità sicuramente ci sono. Alessia, io ti ringrazio, ti ringraziamo perché sei venuta a raccontarci. Grazie. Veramente quello che è una vita che non è, abbiamo detto, non facile per tanti motivi, ma che è straordinaria proprio per quello che è, come la stai vivendo, come la stai affrontando. Ogni problematica va affrontata in maniera adeguata, mai arrendersi, perché se uno vuole può, se vuoi puoi, come giustamente ricordi tu, sia che è il tuo motto, ma anche quelle che sono le intestazioni, i titoli dei tuoi libri. Poi a volte la soluzione è solo un po' nascosta, no? A volte, come nel mio caso, le regole non ci sono, a volte bisogna trovare la strategia e la soluzione c'è. Bisogna solo un attimo applicarsi e ingegnarsi un pochino. Beh, direi che tu ti sei ingegnata benissimo, perché con tutte le migliaia di cose che riesci a fare, ma adesso ti faccio una domanda battuta, ma riesci ma dormi? sì, ecco, questo è un punto importante. Secondo me è veramente importante dormire quelle 8-9 ore a notte. Forse anche grazie a quello che così poi riesco a fare tanto di giorno, non riuscirei a dormire poco, cioè ecco, non avrei abbastanza riposo, abbastanza energia per far tutto. Sì, il sonno secondo me è la base. Beh, mamma mia, riesci a fare comunque tantissime cose. E anche a dormire, ecco. Che non è una cosa da poco, visto che diventa sempre più complicata la giornata. Alessia, veramente, grazie ancora di cuore. Bene, grazie, grazie a voi. Sicuramente ti inviteremo prossimamente, perché siamo sicuri che nel 2024 qualche altra bella novità ci sarà, quindi ti inviteremo di nuovo a raccontarci qualcosa di te e soprattutto della tua splendida vita. Complimenti, grazie ancora, alla prossima. Grazie.